Salve cittadini, sono Leo Bike. Ci ritroviamo in questo posto, a Costa di Folgaria, dopo 9 mesi per darvi aggiornamenti riguardo alla nuova costruzione che ci sarà qui dietro le mie spalle. Vi ricordate nell'autunno dell'anno scorso? Ne avevo parlato in maniera molto più chiara, e essendo appunto il primo episodio delle costruzioni bike, ma più che altro perché c'era anche una storia dietro a questa costruzione, se vi ricordate. C'era il vecchio casello dei formaggi, adesso sta arrivando a breve la nuova cooperativa. Si sposterà dalla cooperativa che c'è ora, per intanto vicino al Modosport. Modosport, sempre qui a Costa di Folgaria. E la cooperativa da lì si trasferirà qui. I lavori dicono che termineranno, è stato detto che termineranno verso novembre-dicembre di quest'anno. E allora guardate, se andate a vedere il video precedente com'era e com'è adesso, si può vedere che i lavori sono andati avanti e anche di tanto, anche di parecchio, bisogna dire. Sono già state fatte gran parte di vetrate, perché da quel che si vede anche dal tabellone lì davanti, quindi dal progetto che si vuole fare, non è solo una cooperativa, ma una cooperativa che sopra avrà anche appartamenti. Quindi non è solo supermercato, però comunque per intanto questo è il quanto. Adesso non vediamo gente che lavora e non c'è nessuno che lavora perché oggi è domenica, anche giusto, no? Però comunque l'aggiornamento da dirvi ve l'ho detto, questo insomma è la cosa più importante. Andiamo adesso sul retro, dall'altra parte dell'edificio, per vedere una cosa molto fondamentale. Ok, ci siamo spostati dall'altra parte della struttura per farvi vedere che per fortuna c'è ancora questa antica tettoia storica che secondo me va tenuta, insomma, perché è proprio un ricordo che si aveva degli anni 50-60, in cui, Anche anche prima. prima, in cui le persone una volta venivano qua con le proprie mucche e li ferravano, li mettevano i ferri sotto ai loro zoccoli, appunto, per farle andare in montagna e farle camminare meglio. Io adesso sinceramente non mi ricordo chi me l'aveva detto, però c'era un'idea, una mezza idea di buttarla giù questa tettoia. Speriamo non sia così, perché come detto prima va tenuta come ricordo. Da questa parte, alla mia destra, ancora vediamo qua prodotti utili per il lavoro. Corso. Aspettiamo allora solamente quando verrà fatta completamente questa struttura, appunto, quando verrà completata per l'inaugurazione, che come detto prima sarà verso autunno, fine autunno, inizio inverno. Bene, io non ho altro da aggiungere. Saluti da Leo Bike, al prossimo episodio. Ciao!